Karina Cascella contro Francesca Cipriani a pomeriggio 5, sull'isola dei famosi attacco di panico finto, dov'erano le lacrime? Pomeriggio 5, Karina Cascella contro Francesca Cipriani per l'attacco di panico all'isola dei famosi. L'attacco di panico di Francesca Cipriani all'isola dei famosi ha monopolizzato la prima puntata del reality show di Canale 5. Ma pure spaccato l'opinione pubblica, la pupa ha finto di essere terrorizzata sull'elicottero o era tutto vero? Della prima fazione fa sicuramente parte Karina Cascella, che a pomeriggio 5 ha espresso le sue perplessità circa il comportamento di Francesca. A insospettire l'ex opinionista di Uomini e Donne è stata soprattutto l'assenza di lacrime della Cipriani. Ma la madre di Francesca, presente nel salotto di Barbara D'Urso, ha difeso con le unghie e con i denti la figlia. La madre di Francesca Cipriani si difende da Karina Cascella. Dove erano le lacrime? E mentre hai un attacco di panico pensi a metterti in testa la coroncina di fiori? Ha obiettato Karina Cascella a pomeriggio 5. Ha fatto tutto questo per attirare l'attenzione. E infatti oggi stiamo parlando di lei, ha aggiunto l'ex fidanzata di Salvatore Angelucci. Non è dello stesso avviso Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo e Nuovo TV, che ha replicato, Francesca non sa recitare così bene. Sarebbe da Oscar. È stato tutto vero. A difendere la Cipriani anche la madre che, conoscendo bene la figlia, ha fatto sapere, non aveva senso fare quella scenata. Io l'ho vista bene, non respirava e aveva un occhio mezzo chiuso. Per l'attacco di panico non servono le lacrime. Anche Mercedes Enger ha difeso Francesca Cipriani. A pomeriggio 5 pure Mercedes Enger, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha preso le parti di Francesca Cipriani. Scendere dall'elicottero non è così facile come sembra da casa. Io lo so bene, ha assicurato la figlia di Eva Enger e Riccardo Schicchi.